Nation One Station, Radio Zimari Web. Radio Zimari Web, la radio che ti fa conoscere le isole Eolie. In Spotify, Spreaker e YouTube, Radio Zimari, più musica, più musica. Radio Zimari. Tutto quello che cerchi, musica, informazione, intrattenimento, lo trovi in una sola radio. Radio Zimari Web, la tua radio. Iniziano le notizie del notiziario delle isole Eolie di Bartolino Leone. Di Bartolino Leone. Con le video interviste di Gennaro Leone dalla voce di Nadia Solange. Delle isole Eolie di questo sabato 25 maggio troviamo prima pagina Oceando. La conferenza Our Ocean 2024 si è rafforzato l'impegno per la salvaguardia dell'ambiente marino, allineandosi al governo greco che sta investendo 700 milioni di euro per proteggere il suo spazio marittimo. A partire dal 2014 la conferenza ha mobilitato più di 2.160 impegni per un valore di circa 130 miliardi di dollari USA. L'evento 2024 ha visto numerosi organizzazioni a riunirsi per dare supporto alle azioni di sostenibilità nazionali e internazionali con un calendario chiaro. La conferenza è stata inoltre l'occasione per dare annuncio delle felici attuazioni dei precedenti impegni di Our Ocean. La Grecia è impegnata per oltre 700 milioni di euro per la conservazione e la protezione dell'ambiente marino in due fasi, la prima entro il 2026 e la seconda entro il 2030. La protezione degli oceani è fondamentale per mantenere un pianeta sano, ecco perché bisogna prendere provvedimenti per assicurare anche porti turistici sostenibili che salvaguardano il mare per le generazioni a venire. Controcorrente Oliana ci parla di statistica. La rilevazione statistica delle presenze turistiche anche negli appartamenti immobiliati ad uso turistico dovrebbero dare uno spaccato più giusto sulle presenze turistiche alle Eolie. Tale rilevazione resta limitata alle strutture ricettive, mentre bisognerebbe avere un quadro complessivo ancora più preciso degli arrivi e delle presenze dei turisti sul territorio eoliano. Tenuto conto dell'evento e dell'elevato numero degli appartamenti, le attività dovranno essere organizzate per fasi per giungere a regime almeno entro il 2025. E a Lipari la seconda e ultima giornata per la conferenza Il turismo sostenibile nelle isole dell'Unione Europea. Il turismo sostenibile, questo è il titolo della conferenza organizzata a Lipari da Federalberghi Isole Eolie in occasione dell'anno europeo delle isole 2024. L'evento in occasione nasce in collaborazione con l'Osservatorio on Tourism of Island Economy, Federalberghi Isole Minori Sicilia e Island of Sicily, che ha visto la partecipazione di diversi relatori italiani e stranieri che hanno evidenziato l'opportunità e modelli di sviluppo mutuabili adottati nelle isole dell'Unione. Dopo un'apertura a cura dei sindaci delle isole siciliane, è stato dedicato ad un focus sugli strumenti finanziari in favore delle imprese turistiche.
che ha presentato anche il report del turismo sostenibile nelle isole europee, le iniziative europee per le isole, il caso delle isole della Grecia, con il turismo di comunità nelle isole, e anche la resilienza e turismo sostenibili. Questi sono i punti che si sono trattati in queste conversazioni. E alle ogni incidenti a bordo di una barca a vela, bambino di 4 anni viene soccorso dalla Guardia Costiera. E così la Guardia Costiera di Lipari, sotto il coordinamento dei marittimi SEP Center di Catania, a seguito di una segnalazione via radio, ha condotto un soccorso nel tratto di mare tra l'isola di Alicudi e Filicudi, al fine di prestare assistenza ad un bambino di 4 anni coinvolto in un incidente a bordo di un'unità di diporto a vela. L'operazione di soccorso avviata in seguito alla segnalazione dei genitori del bambino ha visto coinvolto il battello A65 dell'ufficio circondariale di Lipari ed un peschereccio. A causa della condizione medica del bambino infortunato e la distanza alla costa, in coordinamento con il Centro Italiano Radiomedico, è stato disposto l'intervento aereo in un mezzo aereo Nemo decollato dalla sezione aeromobile della Guardia Costiera di Catania. Il bambino, dopo essere stato estratto dall'aereo soccorritore marittimo Guardia Costiera, è stato dapprima stabilizzato a bordo dell'elicottero e dal personale medico imbarcato e successivamente trasportato in sicurezza presso il Policlinico di Messina. E a Lipari il 14 giugno nuovo comandante all'ufficio circondariale marittimo si insedierà il tenente di vascello Fabio Cicero, che subentrerà l'attuale comandante Mario De Bellis. Alla cerimonia, che si terrà alle ore 10 in piazza Mazzini, presenzierà il capitano di fregata Luca Torcigliani, capo del compartimento di Milazzo. Lipari e Comune, dalla rubrica Totò io pago, il fatiscente fabbricato in via Cappuccini diventerà asilo nido e per le strade a pezzi lavori da 70.000 euro. Verso l'Europeo 2024, Lipari, la candidata di Forza Italia, Bernadette Grasso: siamo in crescita e vogliamo far crescere ancora di più la Sicilia. Coordinatrice provinciale di Fratelli d'Italia, deputata regionale, parla anche delle navi sequestrate e soprattutto delle terme di San Calogero, chiuse da 50 anni. È una condanna e 3 assoluzioni per la carenza delle navi XNG che garantivano i collegamenti marittimi da e per le isole di Sicilia. La sentenza è stata messa al Tribunale di Messina dal giudice Adriana Sciglio. L'ex amministratore della società NG, Sergio Lacava, è stato condannato a 2 anni, pena sospesa, mentre sono stati assolti perché il fatto non sussiste Vincenzo Franza, presidente di Caronte Turis Isole Minori, Edoardo Bonanno, amministratore delegato, e Luigi Genghi, consigliere amministratore della ex NG, che hanno ottenuto anche la prescrizione. La società Caronte ha avuto una penale per le quote equivalenti a 70.000 euro e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per 1 anno. Gli avvocati difensori sono stati Alberto Gulino, Carmelo Peluso, Antonio Roberti, Francesco Bertollotta e Marta Lifranconi. L'accusa era stata di presunta truffa nella gara di trasporti marittimi indetta dalla regione nel 2015. Santa Maria
collina salina, con l'arrivo dell'estate tornano fruibili alcune aree. In vista dell'imminente stagione estiva, su iniziativa della componente consigliare di maggioranza e avallato dalla giunta comunale, nell'ambito della programmazione di pulizia del territorio decoro urbano, sono state rimosse le due strutture, ormai vetuste e non più funzionanti, rispettivamente da via Risorgimento e da via Candida delle frazioni di Lingua. L'iniziativa ha riscosso numerosi consensi della popolazione residente ed è stata fortemente apprezzata dai numerosi turisti che percorrono le vie della nostra splendida isola. Tale iniziativa rappresenta l'ennesimo tassello da aggiungere ad altre iniziative già portate a compimento da questa amministrazione a sostegno e a tutela del nostro territorio, così tanto bello e fragile, spesso bistratto in passato. Ed è stato il prorettore al diritto allo studio dell'Università degli Studi di Messina, Antonio Germanà, a dare il via alla conferenza di apertura dell'evento nazionale di primavera 2024 di Erasmus Student Network Italia, l'evento dal titolo Generazione Erasmus alle Isole Eolie. Ponte tra Sicilia e Europa, che ha visto la presentazione della manifestazione che si terrà alle Eolie fino a martedì 28, un percorso turistico appositamente pensato per gli studenti Erasmus, nato dall'idea di lasciare un ricordo indimenticabile al termine della mobilità, valorizzando allo stesso tempo il patrimonio naturalistico e culturale delle isole Eolie. Il dottor Giovanni Albano e la sua opera di volontariato con la dottoressa Antonella Gargano verso i ragazzi disabili. Presso il centro commerciale Arcieri di Messina si è svolta una manifestazione di solidarietà in ricorrenza della festa della mamma per tutte le madri, coraggio di bambini e ragazzi disabili. Questo evento è stato patrocinato dall'associazione Il Sogno di Morgan e la Altra Italia Ambiente. Donando una piantina alle mamme, si è voluto ricordare l'importanza dell'accudimento da parte di tutte le mamme alla disabilità dei propri figli e l'importanza e l'amore verso la natura. Con queste parole ha chiuso l'evento il dottor Albano, da anni in prima linea in opere di volontariato. Importante la presenza della dottoressa Antonella Gargano, animatrice e promotrice di questo evento, che si è spesa anche con coreografia suggestive a cui le mamme si sono rivolte per poter dare una distrazione culturale e ai loro figli disabili. Pompe elettriche a cura di Salvatore Leone. Quando l'Italia avrà il suo bel parco di auto elettriche, lo Stato si accorgerà di avere un minore introito delle accise del carburante. Più auto elettriche, meno entrate per lo Stato e più uscite con incentivi. In quel momento lo Stato avrà più problemi anche per pagare gli stipendi e le famose pensioni d'oro, riservate ad una categoria di politici o ex e contorni. Per colmare il vuoto delle entrate di bilancio derivato dalle auto elettriche, c'è già chi pensa ad una tassa speciale sulla pompa elettrica per colmare il vuoto derivato. Per questo vuoto, al momento del pieno, arriverà la giusta scossa per le batterie e scariche del portafoglio, quando le pompe lasciano godere i bilanci. I carabinieri della compagnia di Taormina hanno predisposto un apposito piano di controllo sia di giorno che di notte per garantire la sicurezza dei cittadini. Il servizio è stato attuato con l'impegno di diverse pattuglie dislocate su tutto il territorio taorminese, con il fine di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità, nonché di verificare il rispetto delle norme del codice della strada. Nel corso del servizio sono state controllate più di 85 persone e oltre 60 veicoli, con la contestazione
l'erogazione di diverse violazioni al codice della strada, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni. Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, i carabinieri hanno differito 3 persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di guida sotto l'influenza di alcol e di sostanze stupefacenti, nonché per rifiuto di sottoporsi all'accertamento dell'uso di sostanze e di alcol test. Inoltre, durante il servizio, i militari dell'arma hanno differito 2 giovani cittadini stranieri per danneggiamento e violazione di domicilio, perché si erano introdotti illecitamente in un'abitazione privata procurando danni. Uno dei 2 è stato anche denunciato per soggiorno illegale sul territorio italiano, in quanto non in regola con il permesso di soggiorno. Infine, altri 2 soggetti sono stati rispettivamente denunciati, uno per violazione dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro e l'altro per minaccia commessa con un bastone di legno che è stato sequestrato dai carabinieri. Nell'ambito dell'attività antidroga invece, 2 giovani sono stati segnalati alla prefettura di Messina quali assuntori di droghe, poiché trovati in possesso di dosi di marijuana detenute per uso personale. Una tragedia, un carabiniere di 50 anni si è suicidato all'interno del comando interregionale Culquaber a Messina. L'uomo ieri sera era uscito da casa dove viveva con la moglie per andare a fare delle compere, ma non ha più fatto ritorno a casa. Poco più tardi la donna, preoccupata, che ha dato l'allarme chiamando amici di famiglia e colleghi. In tarda serata il drammatico ritrovamento all'interno della caserma dove l'uomo teneva la pistola di ordinanza, ritrovata poi accanto al cadavere. Paura sulla Palermo-Messina e disagi per gli automobilisti. Nel tardo pomeriggio di ieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Sant'Agata di Militello sono intervenuti per un incendio di un'autovettura divampato sulla A20 all'interno della galleria Appiana. Le fiamme hanno completamente distrutto la macchina. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta con autopompa, serbatoio, a causa della considerevole lunghezza della galleria in questione, il personale è dovuto intervenire con gli autoprotettori in ambiente saturo di fumo e con ridottissima visibilità, riuscendo a estinguere totalmente le fiamme. Successivamente i tecnici del Consorzio Autostrade Siciliane hanno attivato i motoventilatori posti all'interno della stessa per l'espulsione del fumo. A causa del cemento termico, precauzionalmente è stata richiesta la chiusura del tratto autostradale di Santo Stefano di Camastra a Tusa al fine di accertare da parte di personale tecnico del CAS le condizioni statiche di sicurezza all'interno della stessa galleria, e ancora stamattina si è verificato qualche disagio. Una donna di 40 anni, ubriaca alla guida, ha provocato un incidente stradale nei pressi dello svincolo di Taormina. Ai controlli le sarebbe stato riscontrato un tasso alcolemico 5 volte superiori al limite consentito. La donna è stata denunciata dalla polizia stradale di Giardini. Le è stato trovato un tasso alcolemico di 2,55. Adesso rischia una multa di 1.500 a 6.000 euro e l'arresto da 6 mesi ad un anno. Alla quarantenne è stata revocata la patente e l'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, quando il veicolo ha violentemente urtato contro la parete della galleria adiacente allo svicolo di Taormina. La conducente non ha riportato lesioni.
Ed è in ripresa il bambino di 7 anni accoltellato lo scorso 23 maggio dal padre a Cianciana, nell'Agrigentino, in una giornata di follia del meccanico di 33 anni, Daniele Alba, che a breve tentato di uccidere la compagna e i loro due figli. Il bambino è stato trasferito dal civico all'ospedale dei bambini di Palermo. La sorellina, una piccola di 3 anni, è ancora sedata e ricoverata in terapia intensiva. La prognosi resta riservata per entrambi. Il meccanico, dopo il triplice tentato omicidio, si era barricato in casa ed è stato convinto a uscire solo dopo una lunghissima mediazione del negoziatore del rapporto operativo dei carabinieri. Oggi l'uomo, che si trova in carcere a Sciacca, verrà interrogato dal giudice. Le condizioni del bambino di 7 anni vanno migliorando, è stato estubato e si è svegliato e si alimenta da solo. Racconta quello che è successo, ma al momento i medici e i sanitari cercano di farlo distrarre e pensare ad altro. Per gli interventi chirurgici che ha subito, la prognosi resta riservata, e spiega così il direttore sanitario dell'azienda civico. Più delicate le condizioni della sorellina di 3 anni, anche lei di tanto in tanto si sveglia, non ha apparentemente problemi neurologici, ma continuiamo a tenerla sedata per eseguire alcuni esami in attesa che i parametri vitali si ristabiliscano completamente. La bambina è piccola e tutti gli esami vanno fatti in sedazione e controllata minuto per minuto. Al momento la prudenza per tutte e due è massima. I due figli sono ricoverati all'ospedale di Cristina di Palermo e sono ancora in terapia intensiva. Il piccolo cerca di raccontare quello che ha visto e quello che ha subito, aggiunge il direttore sanitario, ma non si deve affaticare, deve affrontare un post-operatorio molto complesso. A distanza di 48 ore le condizioni del bambino sono buone, anche i parametri della bambina vanno migliorando. È chiaro che per i bambini così piccoli non possono dare garanzie, perché si potrebbero scompensare. Il pomeriggio di follia risale allo scorso 23 maggio. Dopo l'accoltellamento, la donna era riuscita a fuggire per le scale con in braccio il figlio. Entrambi erano stati subito soccorsi e portati in ospedale. La piccola era stata fatta uscire dal padre poco dopo. L'uomo l'aveva consegnata ai soccorritori saliti con una gru, barricandosi poi in casa. Incidente questa mattina sulla statale 114 all'altezza della stazione di Galati. Un bus dell'ATM impegnato nella linea Galati-San Placido Calonero è finito sulla viola a destra della carreggiata in direzione di marcia nord-sud. Da definire la dinamica del sinistro, che probabilmente vede coinvolto anche altri mezzi. È il secondo episodio che accade con l'asfalto viscido, dopo quello di qualche settimana fa, quando a Ganzir un autobus della linea dell'ATM si era andato a schiantare prima contro il marciapiede del lungolago, per poi distruggere una parte della staccionata che circonda il pantano. Nei giorni scorsi, con la scusa di furto aggravato di energia elettrica, i carabinieri della stazione di Messina Bordonaro hanno arrestato in flagranza di reato un 54enne con precedenti penali anche per reati specifici. Durante un controllo nella zona di Bordonaro, effettuato presso l'abitazione dove l'uomo era ristretto agli arresti domiciliari, e dovendo scontare una condanna per reati contro il patrimonio, i carabinieri hanno constatato evidenti anomalie nel contatore dell'individuo, motivo per il quale, al fine di procedere a una verifica tecnica, hanno richiesto l'intervento di personale specializzato dell'azienda erogatrice del servizio di energia elettrica. All'esito delle verifiche, i militari dell'arma e i tecnici della società di fornitura hanno accertato che nel contatore dell'indagato era stato creato un bypass con dei fili volanti allacciato direttamente alla rete pubblica, in modo da rifornirsi fraudolentemente dell'energia elettrica per il bisogno della sua casa. L'uomo adesso si trova agli arresti domiciliari disposti dall'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida. We'll be right back.
Paura in città quando un furgone ha preso fuoco mentre era in marcia su una delle principali arterie del capoluogo. È successo tutto verso le 6 del mattina, come quasi ogni giorno accade. Un gruppo di lavoratori, probabilmente extracomunitari, si era ritrovato per salire sul solito camioncino e recarsi al lavoro. Intrapresa la marcia percorrendo quel tratto di corso Vittorio Emanuele che i cassanesi chiamano i gironi per via dei curvoni che la caratterizzano, scende dal borgo antico verso il centro città e a un certo punto qualcosa non è andato come di consueto. Il furgone infatti ha preso fuoco dando il là ad un incendio di grosse dimensioni che ha causato anche diversi disagi alla circolazione, poiché il veicolo ha arrestato la propria corsa al centro delle due corsie con il fuoco che si è elevato alto, avvolgendo tutto il cabinato prima e il resto del veicolo poi. Paura soprattutto per i veicoli che transitavano su quella arteria anche di mattina presto. La strada infatti è la principale arteria di collegamento tra la parte bassa della città e quella alta anche per chi vuole andare verso il monte di Casano e recarsi a Castrovillari. Fortunatamente le persone a bordo sono riuscite a spostarsi celermente e si sono messe in salvo, così come gli altri guidatori che, notando il veicolo in fiamme, hanno invertito l'itinerario di viaggio mettendosi in salvo. Fortunatamente, essendo successo tutto nella prima parte della mattina, non c'erano molti veicoli in transito ed è stato facile gestire la situazione. E si sta svolgendo a Crotone in Piazza della Resistenza in occasione della giornata internazionale dei bambini scomparsi la campagna di informazione e sensibilizzazione della Polizia di Stato. Il personale della questura si sta intrattenendo sulla delicata tematica con i passanti, ai quali sta consegnando del materiale informativo. La giornata internazionale dei bambini scomparsi è una ricorrenza internazionale che si celebra il 25 maggio di ogni anno in ricordo della scomparsa di Ethan Pass, un bambino statunitense di 6 anni, rapito a New York il 25 maggio del 1979. La ricorrenza, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1983, vuole sensibilizzare il fenomeno diffuso a livello mondiale e ricordare tutti i bambini che ne sono stati vittime. Ed è con quest'ultima notizia che con le notizie del notiziario delle Isole Eolie in questo pomeriggio abbiamo finito. Vi ricordo che li potete approfondire e ascoltare le interviste di Gennaro Leone andando su notiziarioeolie.it e su gds.it. Así pasaron las noticias destacadas del momento. Esto fue el noticiario de Le Isole Eolie con Nadia Solans. Vi auguro una buona continuazione di sabato e vi ricordo che subito dopo vi aspetta Sasà con il suo Sunset. E io vi aspetto domani. Hasta mañana. Gracias. Ciao. Cosa aspetti? Ascolta Radio Timari Web. Il resto è noia. Il resto è noia.